calcio d'angolo battuto dal Palermo. Palermo che attacca ancora con il suo capitano, cross in area di rigore, colpo di testa e pallone in rete. Palermo in vantaggio. Il gol è stato segnato da Ciocev, il giocatore bulgaro cresciuto nel CSKA, ha colpito bene il pallone di testa e ha messo il pallone in rete. Gol dunque di Ciocev, questo giocatore bulgaro che in qualche modo spezza un tabù, al quinto minuto segna il primo gol in campionato in casa al Renzo Barbera da parte della formazione rosanero di Roberto De Zerbi. Attenzione a Zappa Costa, il pareggio del Torino, il gol viene annullato dal direttore di gara, protestano i giocatori del Torino ma l'arbitro irremovibile ha visto forse un fuorigioco di posizione, il pallone è terminato alle spalle del portiere Posavez e qui ci sarà materiale per la moviola perché in effetti l'azione è parsa in fuorigioco, sia pure di poco. Attacca ancora il Torino, attenzione perché è smarcatissimo la conclusione, questa volta c'è il gol, il pareggio del Torino con una gran conclusione di Ademi Jajic, un tiro sotto l'incrocio dei pali, nulla ha potuto fare il portiere Posavec, la gran conclusione del giocatore serbo-bosniaco Ademi Jajic, un tiro formidabile che si è insaccato proprio sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere del Palermo, vanamente proteso in tuffo. Siamo al 25esimo, botta di Ciocev al quinto minuto, risposta di del giocatore Granata, vale a dire Ademi Jajic, ex romanista, al 25esimo minuto. 1-1 su questa azione pericolosa, Zappa Costa stoppa la palla ancora Jajic, limite dell'area, piccola di porta, la conclusione, il tiro, il raddoppio, grandissimo gol di Ademi Jajic, una prodezza fantastica che porta in vantaggio il Torino. Siamo al minuto 39, Torino in vantaggio per 2-1 con un gol bellissimo siglato dalla formazione Granata. Torino 2, Palermo 1. Che gol ragazzi e che polemiche a Palermo, perché sono andati a dire qualcosa i giocatori del Palermo proprio l'autore del punto, peraltro fantastico, siglato da Ademi Jajic, che adesso si becca anche un cartellino giallo per condotta non regolamentare, probabilmente condotta antisportiva, un gestaccio da parte di Jajic, autore di un gol fantastico, uno dei più bei gol che si siano visti quest'anno, perché ha lasciato partire una conclusione che non ha dato scampo al portiere del Palermo Posavec. Due gol bellissimi macchiati da questa polemica ingiustificata, del tutto ingiustificata, perché un conto è esultare, un conto è irridere l'avversario. Palermo 1, Torino 2, si era messa bene la partita per il Palermo, poi questo Jajic che non ti aspetti ha segnato un gol fantastico, il gol del pareggio al 25esimo, ma altrettanto bello il punto del 2-1 con un tiro potente ma anche tiro parabolico che non ha lasciato scampo al portiere croato Josip Posavec. Siamo al 45esimo, si giocherà ancora per qualche secondo, attenzione ancora alla possibilità per i giocatori del Torino che realizzano il terzo gol con Benassi, 3-1 del Torino con una conclusione vincente di Benassi, messo in movimento da un tocco di Gallo Belotti, Benassi ha fulminato il portiere Posavec, difesa di Burro perché svarione difensivo consente a Benassi di siglare il punto dell'1-3. La successione delle reti al quinto minuto Ciocev per il Palermo, al 25esimo, al 39esimo Jajic, al 46esimo dunque in pieno recupero il punto dell'1-3 siglato da Marco Benassi, capitano della formazione Granata. Attenzione, c'è un attacco pericoloso del Torino con Iago Falchi, la conclusione che sfiora il palo, il Torino si mangia il punto dell'1-4 con un tiro di Iago Falchi che accarezza il palo, c'è stata anche una deviazione provvidenziale di Posavec con palla che termina in calcio d'angolo per il tiro della bandierina in favore del Torino. Pioggia di fischi su Jajic che si aveva battibeccato con i giocatori del Palermo in occasione del punto del 1-2, ma davvero il Torino mette paura quando agisce questo suo tridente composto da Jajic, da Belotti e da Falche. Se non segnano Falche e Belotti ci pensa Ademi Jajic, mentre attacca ancora la formazione Granata, ancora con Iago Falche in area di rigore, Iago Falchi, il tiro e c'è il punto del 4-1.
c'è gloria anche per Baselli. 1-4, però difesa veramente del Palermo che si è fatta cogliere in controtempo anche in questa circostanza. Beh, 4-4 il Torino, anzi 4-4 il Torino si porta su in classifica, raggiunge Napoli e Lazio, perché pensare che possa perdere questa partita sembra francamente difficile. Il punto dell'1-4 siglato al quinto minuto del secondo tempo da Baselli, l'ex atalantino Baselli, fortemente voluto dal patron del Torino Cairo, che ha impostato una squadra piena di giovani, anche piena di italiani, perché ci sono Zappacosta, Rossettini, Barreca, Baselli, Valdifiori, Benassi e Belotti, a dimostrazione che anche i giocatori italiani possono avere un futuro nel nostro campionato.